In vista delle amministrative di Isernia, Big in campo a supporto dei candidati locali, oggi è toccato ad Ettore Rosato di Italia Viva nella cittadina Pentra. In vista delle elezioni amministrative fissate ad Isernia ad ottobre, oggi nel capoluogo di provincia visita istituzionale dell'onorevole triestino Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati e coordinatore politico nazionale di Italia Viva dal settembre del 2019. Con l'onorevole Rosato ad accompagnarlo la deputata Giuseppina Occhionero, coordinatrice regionale del partito creato da Matteo Renzi dopo la scissione dal Partito Democratico. Onorevole, la politica italiana è molto veloce, soprattutto negli ultimi anni. Dove si colloca un partito giovane e nuovo come Italia Viva? Si colloca nella velocità, cioè quella necessità di interpretare i cambiamenti che ci sono nella società e quindi intervenire con prontezza, come abbiamo provato a fare, come abbiamo fatto quando ci siamo resi conto che il governo Conte non era adeguato a avere gli strumenti per affrontare la crisi che stavamo passando, che stiamo vivendo, quella drammatica crisi pandemica, ma anche la crisi economica che l'Italia sta attraversando, e abbiamo deciso, assumendoci tutte le responsabilità, che quella stagione doveva chiudersi e che siamo passati dal governo Conte inadeguato al governo Draghi, che sta dimostrando tutta la capacità e la forza di affrontare i problemi dell'Italia. In poche parole, quali sono le soluzioni per uscire da questa crisi? Guardi, bisogna intanto credere nell'impresa. Bisogna credere nel lavoro, bisogna pensare che l'Italia, che è uscita da una crisi simile solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'unica crisi paragonabile con quella che stiamo attraversando per il calo della produzione industriale, si esce solo investendo sul lavoro e sull'occupazione. Noi abbiamo bisogno di meno strumenti assistenziali che servono per proteggere le persone, ma più strumenti a disposizione di chi vuole lavorare, che sono tanti lavoratori e tanti imprenditori, che costruiscono un'alleanza, per ripartire l'Italia. E poi bisogna semplificare la vita ai cittadini e alle imprese, semplificare, tagliare burocrazia. Aggiungo, mi sembra banale, che il piano vaccini sta funzionando molto, lo dimostrano il cambio di passo assoluto che c'è nel nostro paese. Tra poco, mi auguro, possiamo togliere tutti le mascherine all'aperto, e questo era indispensabile, cioè andare avanti col piano vaccini in maniera efficace è una priorità, ma per fortuna lo stiamo facendo e lo stiamo facendo bene. Nel Molise, ad Isernia nello specifico, per cercare alleanze, confronti con altri movimenti di partito in vista delle elezioni comunali amministrative nel secondo capoluogo del Molise in autunno? Assolutamente sì, anche per costruire questa alleanza indispensabile con il mondo dell'impresa che c'è in questa regione e che ha bisogno di una mano da parte nostra, per costruire alleanze con le forze sociali, ma poi per costruire una proposta politica che possa interessare ai cittadini. Io penso che su queste basi si può costruire anche una candidatura di sindaco forte, su cui partiamo proprio con questa intesa con Azione.